Si celebra giornata mondiale per la violenza sulle donne, un problema drammatico, una vera e propria mattanza. In Italia sono 100 le donne che vengono annualmente assassinate da persone che dicono di amarle. Stiamo parlando di donne tradite nell'affetto, nella fiducia, ma soprattutto in quel sentimento che dovrebbe essere amore, quindi non violenza. Ascolteremo a breve dalla viva voce delle interessate com'è la situazione, qual è il termometro, come si sentono e se si sentono tutelate. In Italia sono circa 100 donne all'anno che vengono ammazzate da persone che dicono di amarle. Non è assolutamente giusto e le donne devono avere la forza di parlare. Tu in quel caso denunceresti? Ovvio, dobbiamo avere la forza, siamo donne e siamo indipendenti e siamo nel 21° secolo e non si possono sentire ancora queste cose. Mia mamma ha sopportato mio padre 13 anni, che un giorno picchiava e poi diceva che ama, perdonami, poi picchiava un'altra volta e poi diceva... Lo ha mai denunciato? Una volta. Perché in Italia circa 100 donne all'anno vengono ammazzate da persone che dicono di amarle. Qual è la tua posizione? Accade solo in Italia sicuramente, cioè è un problema purtroppo diffuso in tutto il mondo. Sì, questo è certo, però credo che dovrebbero fare qualcosa in più. Sì, su questo sono d'accordo, cioè sicuramente bisognerebbe fare qualcosa per prevenire la cosa. Io, vabbè, denunciare sarebbe il primo passo ovviamente, però cioè, bisognerebbe creare delle organizzazioni, non so, anche a partire dalle scuole primarie, educare i maschi, non so, gli uomini più che i maschi. Ti senti tutelata dalla legge? Diciamo che in parte sì, perché la legge arriva fino a un certo punto, oltre non può andare a gestire troppo quella che è la mente umana. È un problema molto grave ai giorni d'oggi e penso che l'unica soluzione possibile sia quella di denunciare i vari accaduti per poter superare la cosa. L'unica cosa da fare è questa, evitare di trovarsi in tali situazioni, prevenirle e soprattutto non lasciar far passare la cosa libera, magari dice no, un'offesa, perché poi può andare oltre, quindi prevenire dai primi segni. Questo. Quindi molti chiedono perdono e vengono poi riaccolti in casa. Io credo che sia una cosa totalmente sbagliata, perché solitamente quando accadono queste cose una volta si tende a farle accadere di nuovo. Quindi, come ha detto la mia amica, penso sicuramente che l'unica soluzione sia denunciare queste persone e sbatterle fuori di casa, perché non è assolutamente giusto, soprattutto su una donna. Ultima domanda e vi lascio andare. Vi sentite tutelate dalla legge? Per nulla. No, ai giorni d'oggi c'è poca prevenzione e quindi dipende da noi. Ed è su queste straordinarie immagini, ma anche parole che hanno detto queste bravissime ragazze napoletane con cui chiudiamo questo servizio importantissimo per la tutela delle donne, ma soprattutto per sollecitare chi di dovere a rivedere un attimo questa legge molto fallace appunto sulla tutela e la sicurezza delle donne. Sergio Angrisano per Sinapsi News e Massimo Pacilio vi auguro una buona giornata.